centro tra libertà e proibizionismo. Deve esserci una mentalità adeguata, che non è il proibizionismo che divide le persone, ma è la mentalità. Io so che sono tante brave ragazze che vorrebbero stare fuori alla sera, però non c'è un posto dove uno si possa fuori la sera senza andare in quelli che ci sono. Allora dico questo, liberalizziamo tutto, vedrete che ci sarà anche chi farà dei locali di movida buona, ma li deve fare con libertà, non che gli diciamo a 30 metri da quello con la movida. Cioè, io credo che dobbiamo essere un po' libertari, convintamente libertari, da deregulation sistema le cose. Il regolamento dà sempre spazi negativi al mondo, secondo me. E questa è stata l'esperienza di tutti noi, cioè quando c'è stato il proibizionismo di questo o di quello, è sempre scaturito un male peggiore. Per mia idea, che sono un po' anarchico, penso che bisogna lasciare libertà e colpire di più invece i luoghi della malavita che ci sono, perché attenzione, ci sono anche il pomeriggio i luoghi della malavita. Allora dico attenzione che adesso c'è un pericolo per i ragazzi di 13 anni che sfuggono ai genitori, vanno in discoteche che non sono neanche delle discoteche, e lì sono dei luoghi pericolosi. Insomma, si dice un po' che quando non c'è il proibito, il divieto, passi anche l'entusiasmo nel fare le cose, ma nel senso in questo caso ci sarebbe il risvolto positivo, perché se una cosa è illegale, viene magari la voglia di farlo soprattutto da parte dei più giovani. La faccio concludere e poi la rilancio. Anzi, no, io volevo concludere, ma voglio dire, è stato detto tutto e anche bene, cioè voglio dire, c'è una situazione confusa che comporta, diciamo, che non si distingue più bene il bene dal male, però io conosco anche luoghi di buona movida, perché non è vero che i luoghi attirano per l'alcol, attirano anche per la frequentazione, perché il proprietario è uno che tratta i clienti non in base a se consumano o non consumano, ma anche in base alle educazioni che hanno queste persone. Allora io direi che non possiamo entrare nella regolamentazione di queste cose, devono essere lasciate libere e devono essere tolte quelle malate, non c'è altro sistema. Grazie intanto Elio Fiorucci. Al professor Fulvio Scaparro, psicoterapeuta dell'associazione IGEA. Cosa c'è in mezzo tra libertà e proibizionismo? Occorre veramente essere più libertà, cioè liberi tutti, no? Nel modo di affrontare le cose e alla base per evitare problematiche più importanti. E aggiungo una cosa e poi lascio la parola a lei. Attenzione soprattutto quando si parla di adolescenti, quindi persone che in qualche modo invece nelle regole devono averle, altrimenti non si sa dove vanno a finire. Intanto ringrazio chi mi ha preceduto, devo ringraziare chi ha fatto la ricerca perché mi sembra molto utile e chiara. Ringrazio una volta tanto perfino i comuni, perché quando vado a questi incontri di solito arrivano degli assessori che dicono buongiorno, buonasera, essere avanti. Invece qui abbiamo avuto prima il sindaco e poi il vice sindaco, e questa è una cosa molto bella, veramente ringrazio. Dobbiamo dire che questo sindaco a me a volte mi commuove anche, perché alla fine si vede che lui partecipa alle cose anche emotivamente. Questo va detto a suo nome, perché voglio dire, queste cose si risolveranno anche con la partecipazione delle autorità come fa lui, perché venire e capire, voler capire, non voler sbagliare e dire ho sbagliato, non è da tutti, se uno può sempre cercare di fare. Io sto parlando a un pubblico non di adolescenti, ma di ex adolescenti, quindi io spero che qualcuno abbia ancora qualche memoria della proprietà, ecco, e che quindi non si senta poi così estraneo a quello che stiamo dicendo degli adolescenti di oggi. C'è sempre l'idea che i giovani di oggi siano qualcosa di categoria che viene da Marte, ecco, senza le pagine e le immagini, ecco, ma qualche cosa che avviene oggi avveniva pure ai tempi nostri. La cultura del rischio, ecco, il vivere molto vicini alla trasgressione, al gusto della trasgressione, fa parte della giovinezza, ci piace o non ci piace così. Poi potremmo darci, noi
sappiamo come eravamo noi, si presenti in chiunque così, no? Le trasgressioni erano sempre lì per essere attraversate, che ne abbiamo combinate, anzi ne ho combinate alcune che mi permettono di essere oggi uno che insegna e non in galera per il semplice fatto che ho avuto fortuna. Ecco, non mi hanno beccato in una macchina con un altro. Io sono controllatissimo nel bere, ecco, quindi potrei fare un insegnare, ma non lo sono mai stato sempre, cioè all'inizio non è stato così. Ho un dentescheggiato per il semplice fatto che un festeggiamento la bottiglia me la sono data direttamente quando ero ragazzo. Allora, certamente questo riguarda me naturalmente, e non voi che sicuramente avete avuto una giovinezza specchiata con la strada. Allora, il tema di cui mi occupo, dove occuparmi oggi, fa pensare soprattutto al fatto che c'è un detto italiano che è veramente illustrativo: fare le nozze con i segni. Ecco, che significa tenere un po' buoni tutti quanti. Noi qui ci troviamo di fronte a quello che tecnicamente noi chiamiamo un conflitto apparentemente intrattabile. Dico apparentemente perché poi in realtà, come è stato detto, ci possono essere naturalmente delle soluzioni. Allora, il giovane fa il giovane, il pubblico esercente fa il pubblico esercente, l'inquilino incazzato fa l'inquilino incazzato, ecco, ognuno fa la sua parte, dice, come facciamo a metterli d'accordo? Questo è un conflitto completamente intrattabile perché ognuno ha le sue ragioni. Quindi non posso dire, potessi dire che due hanno torto e l'altro ha ragione a questo punto, non è così. Manca il convitato di pietra, ecco, il convitato di pietra è chi riesce a governare una città rischiando l'impopolarità. E questo è veramente il sesto grado dell'anarchia, riuscire a governare rischiando anche di essere impopolari. Tenere buoni tutti non è assolutamente possibile, tanto che quello che manca appunto l'ipocrisia di cui si parlava prima fa sì che cercando di tenersi buoni tutti noi creiamo le condizioni per la conflittualità più accesa, dove prevarrà chi è più forte, chi urla di più, chi strilla, chi picchia, eccetera eccetera. Non occorre essere dei padri eterni, basta svegliarsi la mattina una volta alle 6, ecco, magari per andare a fare un po' di una passeggiata, cioè, e passare per i luoghi della città dove c'è stata la santa movida o la l'urina è dappertutto, si piscia dovunque, perché è ovvio, perché a questo punto dicono in corvo da qualche parte delle mani, e parlo sempre di cose di Spagna, naturalmente nella nostra città non ci sono, perché sarà un tema che però affronteremo nel nostro comune in un'altra sede, naturalmente, cioè nella nazione dei capiti. Bicchieri e bottiglie buttate da tutte le parti, tanto dice poi dovranno passare quelli della polizia. E questo è un criterio che mi dà l'idea che non è mala, anche chi ha morito questa idea, è maleducazione, che è una cosa un pochettino diversa. Allora, tutto questo non ci fa bene. Io direi che dovremmo cominciare, intanto quando ci rivolgiamo ai giovani, troppo spesso noi pensiamo a loro come i trasgressori per eccellenza. Intanto non è vero, perché i trasgressori sono anche gli adulti, gli accidenti si trasgrediscono. In altro modo, in un modo più, meno vistoso, diciamo il trasgressore dal colletto bianco, diciamo, non butta la bottiglia, non piccia da una parte e dall'altra, anche se non è vero perché durante la notte si vedono in circolazione i giovani incosciati, cioè quelli che da 40 anni, 50 anni con la sindrome di Perfana, naturalmente sono lì che girano ancora facendo i giovani, quindi non è che siano tutti ragazzi quelli che stanno in giro la notte. Allora, non è così, cioè i giovani non sono soltanto loro i trasgressori per l'eccellenza, se non ci fermiamo, visto che siamo adulti qui dentro, all'apparenza di certi modi di vivere, pensare, atteggiarsi e vestirsi. Quando ci sforziamo di parlare con loro di legalità, diritti, doveri, responsabilità, noi dovremmo liberare questi termini dalla tradizionale pesantezza plumbea che hanno. Cioè io se arrivo colpito di tanti passato da un non ho possibilità in alcun modo di essere ascoltato, anche se dico delle cose giustissime.
a meno che io non riesca a convincerli che c'è un fascino di trasgressione in questo momento, che non consiste nel trasgredire ma nel seguire la legalità. Oggi un giovane che segue le regole è un trasgressore. Quindi ogni tanto capita di vedere il giovane più o meno, il giovane per benino, eccetera, eccetera, semplicemente che sta nelle regole. Allora, considerando attorno i giovani come trasgressori per eccellenza, noi chiediamo di considerarli come gli unici destinatari di ogni discorso sui diritti, doveri e responsabilità. Però, visti gli esempi pubblici e privati, sarebbe bene che i primi destinatari di questa riflessione fossero proprio noi, che siamo qui perché stiamo qua. Quindi dovrebbe finire questo inganno nel quale crescono i ragazzi. Spesso non hanno davanti esempi positivi, chiari, e neanche limiti netti che facciano capire loro dov'è la trasgressione. Per la prima volta nella storia dell'uomo siamo riusciti a fare una trasgressione senza, per esempio, rischio. Cioè, se io trasgredisco, cosa che è capitata naturalmente, il bello della trasgressione sta anche nel rischio. Cerco di scappare, però ci deve essere. Invece la sicurezza dell'impunità finisce che la trasgressione diventa una sfonata. Quindi in che modo i giovani devono farsi notare da noi come trasgressioni? Allora, se sporcano, se insultano, se fanno tutti quanti poverini, se fanno e nessuno fa una piega, ci sono tutti di gomma, a un certo punto devono darsi fuoco per essere notati. Ecco, il giovane deve essere notato, deve trasgredire, deve avere anche il timore, il culto, è questo il futuro. Quindi un giorno mi ricordo che è uscita poi questa bella idea, siccome sporcano con i writer sui palazzi e via dicendo, perché non facciamo delle belle pareti bianche destinate a loro? Ma non abbiamo capito la cinesi, niente, una parete bianca per i giovani, quindi andate qua per favore, non toccate dall'altra parte. Ma cosa è il mio bilancio pubblico anche quello? Cioè devo andare lì a farmi pieno dall'altra parte. E la trasgressione dov'è? Però dall'altra parte devo anche vedere qualcuno che mi corre dietro come una volta che mi dice vai a sfocare a casa tua, questo è bello, quindi scappa, cioè, sempre tutti presenti, io ho qualche cicatrice qua e là, ecco, che è legata a questo, è legata allo scappare da, che posso dire, da un filo spinato, attraverso un filo spinato, perché c'è uno dietro che mi corre, ecco. E poi alla fine se riesco a salvarmi dico che figata, ce l'ho fatta. Ecco, con questi noi abbiamo a che fare, quindi non possiamo legalizzarli più di tanto, però gli esempi nostri e soprattutto il coraggio di essere qualche volta impopolari ci vogliono in famiglia, in casa, a scuola e naturalmente nella città. Per cui io sono convintissimo, tutto quello che è stato detto lo condivido, non ho niente proibizionismo, niente di questo genere, però come è stato detto prima, andiamo un po' a vedere quelle che Rita chiamava i sottoinsiemi, ecco. Andiamo a lavorare su certi sottoinsiemi, si può intervenire direttamente, che lei in un altro modo diceva andiamo a continuare a beccare certe persone che fanno diventare mala la movita. È su questo che bisogna sicuramente lavorare. E da questo punto di vista che è una questione anche di ordine pubblico, anche di intervento, però non si può fare una cosa di questo genere. Il successo crescente dell'illegalità nel pubblico e nel privato, l'autosoluzione, il condominio di tutti, vedono premiati i furbi e umiliati gli onesti, come per esempio nel caso dei pubblici esercenti, i quali fanno, rispettano le regole e poi ce ne sono altri che non le rispettano, e quindi a questo punto tutto va in vacca, come si usa dire elegantemente. Sempre più mi convinco che la vera trasgressione consiste nella legalità. Finisco poi ricordandovi il piccolo principe che viene sempre presentato come la nostra figlia, il piccolo principe. Senti, e ognuno di quelle sue pagine si legge perché un'ora sia diversa dall'altra, perché i giorni non si assomigliano a tutti, perché la festa sia una festa, il lutto un lutto, la regola una regola e la trasgressione una trasgressione. La nostra esistenza deve tornare al rispetto dei patti di convivenza che i nostri padri e le nostre madri hanno conquistato il tempo a caro prezzo e che non meritano di essere svenduti in questo modo. Quindi la comunità è tendenza, è cultura, è allegria, eccetera. Nel momento in cui dai caseggiati che arrivano giù delle bottiglie perché ci sono delle persone che la
stamattina alle 7 si devono alzare e non me ne frega niente di tutti i nostri discorsi sulla movita, ecco, io lo devo tenere presente in questo. Non è della vita perché posso portare direttamente sulla spiaggia, ecco, però possiamo trovarlo, stiamo qui per questo. Quindi ci vuole coraggio a governare una città e non ci aspettiamo che le regole vengano necessariamente rispettate dai ragazzi. I ragazzi secondo me guardano quello che sta avvenendo e poi passano. Quindi in nessun modo mi guarderei da circolettare, questi ragazzi fanno un casino della miseria, la notte non si dorme, quanto, come, perché, non è vero che è così. E poi se girate vedete che i casinisti sono anche i ragazzi, ma sono anche di quelli che si chiamano appunto i giovani adulti, ecco, che arrivano qualche volta fino a 60 e 70 anni, e che vi posso assicurare, parlano con voce alta, si ubriacano, ne combinano di tutti i colori anche loro. Quindi, prevalentemente giovani, ma non soltanto. Allora, il governo della città, secondo me, fa benissimo a occuparsi di queste cose. Se possibile, deve trovare il coraggio ogni tanto anche di fare qualche cosa che potrà vederla colpevolizzato. Per esempio, poter andare a contattare chi approfitta della movida per vendere robaccia e soprattutto la questione dell'altro, di cui mi riservo 5 minuti dopo, se c'è tempo, per poter spiegare al pubblico all'interno perché l'alcol fa male. Questo sarà bene, molti non lo sanno, perché ubriacarsi, eccetera, eccetera, perché trasforma il nostro organismo. Quindi vorrei in due parole spiegarlo questo. È bene che gli adulti lo sappiano e poi che fanno questo del giovane. Ci sono delle cose che non basta soltanto il bicchiere, ci sono delle cose che sono irreversibili nell'alcol. Ecco, quindi di fatto ne parliamo magari dopo. Grazie.